Significato. No, io credo che con questo Papa, insisto, è così facile da capire, perché parla in una maniera facile, anche i bambini di fatti quando lo sentono lo capiscono, e quindi anche per noi giornalisti, a parte i problemi, spazio, questo è un Papa che anche credo che i giornali capiscono che ha un messaggio veramente, è diventato la voce di chi non ha voce, è un leader in questioni di cui prima non si parlavano, tratta di persone, ha detto la tratta di persone è un crimine contro la umanità, quindi credo che i giornali si rendono conto che c'è un messaggio, e lui credo che, anzi a volte penso alla sala stampa del Vaticano, che non mi senta padre Lombardi, ma dico, i suoi testi sono così diretti, cioè c'è uno stile così diretto che credo che se in altri tempi era magari più difficile, credo che sia abbastanza facile, basta far capire questo Papa, è così chiaro il suo messaggio. E il sacerdote che sta a contatto con gli emarginati come te, come è percepito il Papa dalla gente? È percepito così? Ma io dico che lo comprendono di più i poveri che le persone, diciamo, di un certo rango. Quelle magari le vedi a volte scandalizzate proprio per la semplicità, il modo diretto di esprimersi del Santo Padre, che arriva però proprio al cuore della gente e arriva soprattutto alla sostanza, al senso concreto di quello che vuole lui comunicare. A volte invece le persone più sofisticate fanno più fatica perché il Papa poi parla a ciascuno di noi e tocca l'ampio spettro della nostra vita, e ognuno di noi ha la sua guerra da combattere, dice il Papa. E il Papa spesso fa riferimento alle nostre guerre quotidiane mettendo il dito là dove spesso noi non vorremmo metterlo. Ascoltiamo.